Ciao! Allora, siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft nella Big Vanilla 2 e quest'oggi mi trovo sempre di fronte alla nostra casa, davanti al nostro pollo costruito da noi stessi, perché siamo ancora nella settimana in cui siamo bannati da casa nostra, sì, ancora qui. E devo dire che un pochettino mi mancano gli interni di casa mia, tutti belli arredati, accoglienti e così via. Quindi ho pensato, perché magari non costruire una piccola casetta anche qui, magari in onore di Bella Faccia, in modo tale che quando arriveremo alla nostra casa lui potrà avere la sua. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un video in cui vado a costruire una simil casa per Bella Faccia, in modo tale da avere un tetto sia per noi sia per lui quando tornerà a vivere nel suo uno per uno, perché di fatto casa sua è un... no, è un 2x2, è un 2x2, devo essere onesto, siamo oggettivi con noi stessi. Comunque, quest'oggi abbiamo da fare un sacchissimo di cose, ma prima di tutto io direi di partire da questa chest qua, perché tra i regali di Bella Faccia ancora non raccolti, abbiamo un regalo per Nico da Sparks, perché, oh wow, già abbiamo dei funghi marroni che oggi ci serviranno, ma a questo penseremo più tardi e capirete tutto. Ma abbiamo anche un caschetto in diamante, perché dovete sapere che Sparks mi ha chiesto che cosa volessi come... Ho già visto cose interessanti, però mi ha chiesto: Nico, vorrei farti un regalo, che cosa vorresti che ti regalassi? Che pezzo di armatura ti manca? Che attrezzo ti manca? E io gli ho detto: guarda Sparks, in realtà sono a posto così, non mi serve nulla, però se proprio vuoi, il mio caschetto non ha Aqua Affinity e Respiration. E lui ci ha regalato un caschetto wow. Un caschetto wow, perché ha sia Aqua Affinity che Respiration che Unbreaking che Protection. Unbreaking e Protection non ci servono in realtà, però comunque possiamo unirli al nostro caschetto per creare quello che è effettivamente il caschetto finale. Quindi grazie mille Sparks, e ci ha lasciato anche un libro con scritto: bella Nico, in effetti il mio regalo non era poi così tanto figo, e tu hai speso tante ore per creare la build di Stumble Guys per me, quindi per farmi perdonare voglio regalarti questo oggetto che sicuramente ti servirà. Buon 2024 da Sparks. Grazie mille Sparksone, e apprezzatissimo. E questo libro lo mettiamo per il momento qui dentro, ricordiamoci di prenderlo, mentre il caschetto in diamante lo mettiamo nella shulker. A proposito di shulker, Marci me ne ha rubate un paio, perché non so se avete visto, ma abbiamo farmato un sacco di blocchi fungo per costruire il fungo gigante che ora vi farò vedere, e oggi andremo a costruire qualcosa di importante nell'isola fungo. Infatti andremo a costruire il fungo che renderà l'isola accessibile, il fungo in cui ci sarà il portale del Nether di fatto. E infatti qui abbiamo delle shulker, tra l'altro quella rossa in realtà è di Marci, dove abbiamo un sacco di blocchi di fungo marrone, e qui vabbè c'è la mia shulker dove ho tutte le mie cose e dove vorrei far entrare anche questo caschetto, perché tipo questo concorso Vanishing io direi che lo possiamo tipo regalare a Bella Faccia. Lo mettiamo qui dentro, così se a Bella Faccia serve c'è un caschetto in diamante. Nel frattempo che mi incammino verso la nostra zona fungo, vi devo dare una bella notizia. Infatti, a parte che dopo andremo a prendere un altro animale da mettere nello zoo, perché comunque abbiamo detto che ne faremo una video e così sarà, però la bella notizia che volevo darvi è che sono riuscito a far funzionare la replay mod dentro questo server, che è una cosa che sembrerà banale ma nessuno era riuscito a farla funzionare. Io invece ce l'ho fatta con qualche piccolo magheggio, e quindi probabilmente questo oggi vi delizierò con un bellissimo replay mentre costruisco il mega fungo, che secondo me è davvero bellissimo vedere tipo le cose tutto straveloce che si buildano, mentre io tipo spendo 40 minuti e voi lo vedete in 20 secondi di video. È molto divertente, sì, è davvero molto divertente. Comunque, senza perdere tempo, andiamo subito nell'isola fungo, perché dall'ultimo video ci sono degli aggiornamenti. Ed eccoci qua, questa è quello che è diventata la nostra isola fungo. Devo dire la verità, è davvero bellissima, a parte qualche buco di esplosione di creeper che andremo a tappare poi con molta calma e tranquillità, perché qui diciamo che ogni volta che si entra succede qualcosa di brutto, tipo un creeper ci attende e si fa poi esplodere, e quel letto che vola rimarrà lì, sarà il segno che contraddistingue la nostra isola. Comunque, insieme a Marci abbiamo buildato in un mondo in creativa a parte questo fungo che lui ha deciso di ricostruire qui, ed è venuto molto carino. Non so se l'ha finito in realtà o se manca ancora qualcosina, però comunque è davvero davvero figo. Ora però tocca a noi tappare i buchi, perché Marci lascia sto schifo a terra, dannato Marci. Però oltre che tappare i buchi, dicevo che toccherà a noi costruire il portale nel quale
ci porterà appunto in quest'isola. Tra l'altro sto notando che qui sotto nascono un casino di mostri perché c'è il fungo che fa ombra, quindi dovremo metterci anche delle torce. Qua tolgo sta roba qua che almeno si riforma il micelio per quando saremo poi valutati. Bene, allora quello che voglio fare io, queste frecce che ho in testa sono bellissime, è un portale sempre in quella zona dove c'è attualmente il portale, perché sennò rischiamo di fare casini con i collegamenti del Nether, dove praticamente ci sarà un fungo con un tronco così e in cima una chioma simile a quello però molto più piccolino e soprattutto di colore marrone, perché non vorrei farne soltanto rossi, visto che già c'è un sacco di rosso. Anche le casette che ha fatto Sparks sono entrambe rosse, infatti credo che Marci ne farà una marrone o non lo so bene come sarà gestita la cosa, però comunque io volevo fare questo fungo qua marrone e magari farne un altro anche in quella zona là. Possiamo far passare la notte, mi preparo tutti i materiali per buildare e poi vedrete un magnifico, ho dato un pugno al microfono, un magnifico timelapse in cui il fungo verrà costruito. Con questo tramonto io vi dico via alla costruzione. Ebbene, eccoci qui. Non so quanto tempo è passato nella vita reale, ma voi avrete visto un timelapse di circa 20 secondi e questo è il fungo marrone che ho deciso di costruire. Purtroppo ho dovuto spaccare il letto che c'era in cielo perché mi infastidiva troppo, però vi devo dire la verità, visto volando, secondo me è una gran figata. Guardate che carino, abbiamo qui il mega fungone che è tipo la piazza centrale, mentre qui abbiamo un funghettino marrone. Al letto ancora l'ho lasciato, invece no, l'ho rotto, vabbè, ho pure problemi di memoria. Abbiamo qua il fungone, manca qualche blocco perché probabilmente mi sono dimenticato, visto che non ci stavo più capendo niente a un certo punto. Vabbè, comunque lo sistemeremo poi, adesso non è un problema. Ma come vedete il fungo è venuto decisamente molto bene. Ora insieme a voi però voglio fare una cosa, ovvero il rituale di accensione del portale all'interno del fungo, sperando che non si bughi. Quindi prendiamo il nostro accendino che mi ero già preparato e questo lo lasciamo qui dentro. Andiamo ad accendere il portale, sbam! E ora dobbiamo pregare che questo portale ci porti in quello di prima, perché se ci porta sotto il tetto del Nether siamo fregati e dobbiamo chiamare Papà Marci. Quindi vediamo, attenzione. Benissimo, ok, portale inaugurato e abbiamo un ingresso con stile decisamente. Ora probabilmente ne farò un altro di questo fungo nel lato opposto, adesso vediamo. Ora non lo faccio perché ho già sprecato abbastanza tempo e tra poco devo andare a cena, quindi non si può perdere tempo, però sono molto soddisfatto del risultato. Qua poi faremo magari una stradina che congiunge con il centro, tutte queste cose qua, e qui sotto devo dire a Marci assolutamente di illuminare, perché sennò spawnano più creeper che mia mamma. Ora però direi che queste cose qua le possiamo lasciare qui senza problemi, ce ne torniamo a casa perché adesso è arrivato il momento di portare il mob del giorno all'interno del museo. E che mob ho pensato di prendere per oggi? Allora intanto dobbiamo andare a 00, quindi dobbiamo andare tipo non di qua. So che molte persone in questi giorni stanno portando un sacco di animali nel museo. Per esempio so che Locke ne ha portati un po', anche Marci ne ha portati un po' e forse anche Kendall, però non vorrei dirvi una bagianata. E quindi bisogna stare al passo con i tempi, e visto che i tempi ci dicono che siamo molto di fretta, oggi porteremo nuovamente un pipistrello. L'abbiamo già fatto una volta, ragazzi, abbiamo già fatto una volta per il buon Locchi, che tra l'altro ancora non l'ha visto, però lo lasceremo lì per il momento perché io credo nel suo ritorno, sono sicuro che Locchi tornerà. Però il non poter prendere il pipistrello di Locchi fa sì che dobbiamo per forza cercarne un altro, e quindi serve anche un'altra name tag, visto che non posso entrare in casa mia. Bisognerà fare un furto, credo. Sì, dobbiamo cercare qualcuno che ha una piccola name tag abbandonata e prenderla in prestito. Riportiamo in vita i meme della Big Vanilla 1. Prendiamo in prestito. Per esempio, il buon Marco qui ne ha una. E io non vorrei dire nulla, però non ce l'ha più ora. Come possiamo chiamare il pipistrello? Batman. Batman è il nome perfetto per un pipistrello. Bene, abbiamo la targhetta. Ora dobbiamo rifare tutto il casino che abbiamo fatto l'altra volta per portare il pipistrello al museo. Fatemi anche sapere magari nei commenti quali altri mob potremmo portare che già non sono nel museo, perché il museo sta iniziando ad essere un po' troppo pieno per i miei gusti. E quindi dobbiamo andare a trovare quei mob che sono proprio le chicche, quelli che conoscono in poche persone. Abbiamo qua un nuovo mulo, credo, è un mulo, ok. Poi abbiamo la mushroom che l'aveva portata Marci, questo che non capisco. Qui abbiamo il come si chiama quello, il drowned e lo squid. Qui
Dove sono finiti gli axolotl? Ah, sono lì sopra. Questi axolotl sono da togliere assolutamente, bisogna metterli là. Però, tornando a noi, il nostro pipistrellino potremmo metterlo qui, tipo tra il rinoceronte e l'altro. Oppure potremmo fare un'altra gabbiettina, carino, come le stanno facendo... Dove sono finito? Non è che qui sotto c'è un pipistrello, per caso. Comunque, stavo dicendo che potremmo metterlo tipo qua, perché tanto il pipistrello non ha bisogno di molto spazio. Quindi, se facessimo una cosa di questo tipo, sarà divertente portare un pipistrello qui dentro. Vi giuro che sarà proprio molto divertente. Carino, dai, mi piace questa zona. Ora dobbiamo solo trovarlo, un pipistrello. Come? Piangendo. E il fatto che fuori sia notte sicuramente non aiuta. Quindi direi di andare a dormire e poi a cercare il pipistrello. Questa cosa potrà sembrare completamente random o cosa, ma c'è un pipistrello qui sotto che non so se è spawnato tipo in una gabbia ed è uscito, magari tipo qui dentro. Però sto pipistrello è assolutamente da portare lì dentro, quindi lo barrichiamo sicuramente qui dentro immediatamente, subito. E proprio, voilà, sei in trappola, sei in ostaggio, pipistrello. Ora dobbiamo cercare di boxarlo in qualche modo. Tappiamo anche qua sotto perché non vorrei che vada in punti in cui non deve andare. Ora, pipistrello, come gestiamo la situazione qua? Cioè, stai fermo, io ti chiudo, va bene? No, non così, non hai capito bene il gioco, allora. E sapete che forse è più difficile ancora in questa situazione? L'ho boxato, è boxato qui dentro. Ora dobbiamo soltanto Ora dobbiamo portarlo lì dentro, senza soltanto, perché non è una cosa semplice, secondo me. Bellissimo, ho preparato tutto il percorso, devi solo scendere qui sotto, guarda. Dai, giù, vieni giù. Ma perché ti piace quella zona lì? Che cosa... No, no! Dove è andato? Morto? È passato in mezzo. Ma è scappato! Ma come ha fatto? Dannato, un po' più in su. Un pochino più in su. Un pochino più in su. Perché ho lasciato quella sbarra? Mi odio. Mi odio adesso. Dai. Guarda, te la tolgo ora. Scusami, ho fatto un errore io. Hai ragione. Non dovevo farlo. Quella sbarra non è... non indica libertà. Tu non avrai delle sbarre. Se entri dentro, tu sarai libero a vita. Per sempre. E ti offro una pizza. Con l'ananas. Con la salsiccia. Con i würstel. Ah, ti piace quella con le patatine. Una margherita. Quattro formaggi. Non ti piace la pizza, vero? L'ho boxato. Ragazzi, è boxato. È tipo Fortnite. Ora, bisogna soltanto portarlo qua dentro. Soltanto, per modo di dire. Però bisogna portarlo qua dentro. Quindi, bisogna andare a prendere il bro boxato. Non ci piace quando le persone sono boxate, vero? Pistelli, dai. Se tu vuoi uscire, io ti faccio uscire. Però bisogna che ci veniamo un po' incontro. Tipo, guarda, ora ti apro qua. E tu vieni qui da me. Dai, subito, su, bravissimo, ci stiamo capendo. E dai, ormai il grosso è andato. Dai, dai Batman, su, vieni qua. Ti devo togliere tutto lo spazio vitale che hai. Via di qui, bravissimo. E qua invece devo... Non mi soffocare, pipistrello, eh. Non soffocarmi, perché ti giuro che oggi, guarda, la tua giornata... No, altrimenti. Ok, abbiamo un pipistrello. Chiamiamolo Batman e via di qui. Non torneremo mai più qui dentro. E se qualcuno fa scappare questo pipistrello, uccidiamolo, ma nella Big Vanilla, ovviamente. Tappiamo tutto questo buco e usciamo subito. Ah, mio Dio, io e le mie idee da matto malato che decide di prendere i pipistrelli. Poi magari non vale neanche nulla un pipistrello, perché Steph dice: sì, ma sarà un animale facile. No, non è un animale facile. Pipistrello by Nico. Se muore o scappa, piango. Direi che la descrizione adeguata. E mi sa che gli lancerò anche una bella pozioncina di instant health, perché secondo me quel pipistrello ha davvero poca vita. Ma questo lo scopriremo sperando... No, spero di non scoprirlo, perché se lo scopriremo vuol dire che muore. Comunque, per oggi io vi direi che è tutto. Abbiamo fatto un portale davvero molto bello e ne andrò a costruire probabilmente un altro anche adesso, perché almeno abbiamo i due funghi e nel prossimo video ve lo farò vedere. Però per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e prossimamente con un altro episodio della Big Vanilla 2. Buona serata a tutti e felice anno nuovo.